Poracci, bravissimi, che come al solito avete dato il meglio di voi, o forse il peggio, nel cercare di indovinare il titolo di questo piccolo grande capolavoro digitale. Bravi tutti, ma direi che il titolo esatto l'ha dato il mondo di Andy. Provate voi a descrivere in modo più corretto questo gioco, e la risposta più creativa va a Francesco, che con questo commento random mi permette di utilizzare la clip più bella della storia del cinema italiano. È una cagata pazzesca! Ma bando alle ciance, qual è il titolo di questo capolavoro? Solo risposte sbagliate, mi raccomando! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza venire invitati alle anteprime stampa. Un lunedì ricchissimo per un finale di settembre preparatorio all'avvento del Messia. Quella di oggi sarà ancora una puntata monotematica, perché ci sono ancora tantissime cose da dire a riguardo del Nintendo Direct e del Nintendo Switch Online. Non vi basta? Ne volete di più? Beh, ma allora mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi nessuno dei miei video. Se poi, per qualche strano motivo, volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, potete sempre abbonarvi al Patreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Ci avviciniamo all'uscita di Dread e iniziano a spuntare i primi hands-on. Tranquilli, nessuno spoiler, però che agonia. Nintendo ha infatti dato l'occasione a un numero ristretto di canali e riviste del settore di provare in anteprima il nuovo capitolo di Metroid sul modello di Switch di prossima uscita, ovvero OLED. Che ve lo dico a fare? La combo sembra essere mostruosa, e dico sembra perché da bravo poraccio mi devo accontentare dei racconti di queste anteprime proprio come tutti voi. In ogni caso, sia la stampa italiana che quella internazionale sono allineate nel definire Dread come un ritorno in grande stile, un capitolo che di sicuro entrerà nell'Olimpo non solo dei migliori titoli della serie, ma che potenzialmente potrebbe diventare anche uno dei massimi esponenti del genere. Mercury Steam sembra aver perfezionato tutto quello che di buono si era già visto in Samus Returns, fluidità di movimento in primis, e stavolta non siamo più sullo schermo del 3DS, ma su quella figata assurda da 7 pollici senza cornici, conosciuta come modello OLED. Sono vittima dell'hype? Sì, ma qualcosa mi dice che non sono l'unico. La console la trovate su Amazon, il gioco in versione standard anche, passate per il link Poracci e andate in pace. L'8 ottobre è dietro l'angolo. Diventa sempre più facile emulare su Xbox Series X e S, visto che ora, per trasformare le console Microsoft in degli emulatori praticamente universali, non c'è più bisogno di attivare il Dev Mode. Come reso noto da Modern Vintage Gamer in un suo recente video, con l'ultimo aggiornamento di sistema è ora possibile accedere tramite Microsoft Edge ai siti che utilizzano JavaScript per emulare in browser. Il Dev Mode, bloccato dietro a una tariffa di $20, rimane la modalità più completa e stabile per questo tipo di scorribande, ma di sicuro si tratta di una possibilità in più che rende un hardware come Serie S perfetto per le esigenze di tantissimi giocatori. Per chi invece sta attendendo con impazienza la versione VR di Resident Evil 4, in esclusiva per Oculus Quest 2, ecco che spunta un nuovo trailer di gameplay. Il titolo uscirà il 21 ottobre e magari non è il remake che tutti quanti stiamo aspettando con impazienza, ma non so, c'è qualcosa di tremendamente affascinante in un concept del genere. Voi cosa ne pensate? Ve lo rifareste un altro giro su Resident Evil 4, questa volta in VR? Ma passiamo alle notizie del giorno e torniamo a parlare del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online che è stato presentato durante l'ultimo Direct. Sono tre gli aspetti principali di cui dobbiamo discutere. Le differenze regionali tra le varie ROM, nuovi dettagli sui controller celebrativi e le continue speculazioni sul Game Boy e il Game Boy Color. Ma andiamo con ordine. Partiamo con le brutte notizie, perché ancora una volta noi europei rischiamo di beccarci una versione nettamente peggiore dell'offerta targata Nintendo. No, non mi riferisco al pad Mega Drive che avrà tre tasti in meno rispetto alla versione giapponese, ma alle versioni dei giochi che verranno rese disponibili all'interno del pacchetto aggiuntivo del Nintendo Switch Online. Ce n'eravamo già accorti in live, ma John Cartwright di Nintendo Life ha dato la conferma ufficiale. Le ROM mostrate nella presentazione europea sono in tutto e per tutto quelle della versione PAL,
il che non è un buon segnale. I giovanissimi che non hanno vissuto in prima persona quell'epoca del gaming difficilmente saranno a conoscenza delle differenze abissali a livello qualitativo che c'erano tra le versioni PAL e NTSC dei vari giochi. Per farla breve, i giochi venivano sviluppati in formato NTSC e poi adattati alla buona al formato PAL, il che significava spesso in un calo qualitativo notevole. A risentirne era principalmente la velocità complessiva del software, che scendeva di un buon 17%, e l'utilizzo di bande nere orizzontali necessarie per coprire le 100 linee mancanti nelle controparti NTSC. Come analizzato da Nintendo Life, non ci sono dubbi per quanto riguarda Ocarina of Time. Qui si tratta della versione PAL, quindi più lenta rispetto alla clip mostrata nella controparte nordamericana. Sarà un destino di tutti i giochi? Vedendo le copertine mostrate nel Direct, all'inizio ho pensato che le versioni PAL fossero state scelte esclusivamente per i titoli senza funzionalità online, per evitare problemi di matchmaking tra continenti. La Lat Wars, o Star Fox, era però l'eccezione, riportando la cover PAL. Come fa notare giustamente questo utente su Twitter, a quanto pare la versione PAL è stata scelta per tutti i titoli multilingua, mentre per quelli proposti esclusivamente in inglese è stata scelta la versione NTSC. Fosse questo il caso, si tratterebbe di un bel passo indietro rispetto a quanto proposto con l'emulazione su Virtual Console su Wii U. Speriamo che Nintendo renda possibile selezionare la regione di gioco all'interno di tutte le app dell'Expansion Pack. Ci sono però anche delle novità riguardanti il controller del Nintendo 64 pensato per celebrare il ritorno in grande stile di questa console. Il prezzo rimane fuori di testa, ma se non altro Nintendo sembra aver curato nel minimo dettaglio anche quest'ennesima operazione nostalgia. Si tratta in tutto e per tutto di una fedele quanto costosa replica del tridente uscito negli anni 90, ma in realtà non manca una buona dose di aggiunte. Grazie alle foto apparse sul sito ufficiale è possibile notare come la scocca superiore del controller presenti numerose caratteristiche assenti nell'originale. Abbiamo innanzitutto i tasti aggiuntivi Home e Share per essere compatibili al 100% con le funzionalità dei Joy-Con e richiamare il sistema operativo di Switch, oltre a un tasto ZL che, nonostante il posizionamento non proprio comodo, fa salire a 4 il numero di dorsali presenti sul pad. Ci sono inoltre i 4 LED per indicare a quale porta sia associato il controller e anche l'ingresso di ricarica USB-C, perché ricordiamo che si tratta di un controller wireless. L'unica incognita rimane sulla porta di espansione posta sul retro del controller originale. Questa era concepita per ospitare le memory card o i Rumble Pack, degli accessori che, se inseriti, implementavano la vibrazione. Probabile che Nintendo abbia deciso di lasciare la forma dello slot, senza però la possibilità di inserirci alcuna periferica. Ma allora, il controller avrà una funzione di vibrazione integrata al suo interno? E si tratterà del Rumble HD proprio dei Joy-Con? Ma chiudiamo con un'altra domanda. Che fine ha fatto il Game Boy? Ah, eccolo. I rumor davano praticamente per certa la presenza della storica portatile Nintendo all'interno del Nintendo Switch Online, però così non è stato. Eppure i rumor non accennano a fermarsi. Gli stessi insider che infatti avevano annunciato con largo anticipo l'aggiunta del Nintendo 64 non si perdono d'animo e continuano ad affermare che il Game Boy sia pronto per sbarcare sul servizio online. Secondo Tom Phillips di Eurogamer, il Game Boy avrebbe ceduto momentaneamente il posto a Nintendo 64 e al Mega Drive perché le due console rappresenterebbero un'offerta più appetibile per il grande pubblico, invogliando così l'utenza a passare al pacchetto aggiuntivo senza pensarci su due volte. Se per Phillips non è ancora chiaro dove verrebbero collocati il Game Boy e il Color, per Nate di Hate si tratterebbe di un'offerta che andrebbe ad arricchire l'iscrizione base del Nintendo Switch Online e l'azienda di Kyoto avrebbe preferito non annunciare da subito questa novità per evitare che le due notizie entrassero in conflitto tra di loro, creando confusione nel pubblico su quale fosse il contenuto delle due offerte. Come la penso io? Beh, che di sicuro prima o poi vedremo anche il Game Boy su Nintendo Switch Online, ma non credo che ci sia tutta questa fretta da parte di Nintendo, che con l'Expansion Pack ha solo creato le fondamenta di un servizio che nel corso degli anni potrebbe diventare gigantesco, separandosi completamente dal Nintendo Switch Online e diventando così a tutti gli effetti il Game Pass della grande N. Le potenzialità ci sono, bisogna solo vedere come Nintendo deciderà di gestire questa operazione,
partendo innanzitutto dal prezzo del pacchetto aggiuntivo. Mi sa che qui ci scappa un bel sondaggione. Intanto fatemi sapere se l'expansion pack vi convince ancora oppure se dopo le notizie di oggi siete più titubanti. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Expansion, Michele Pack. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Decollata la PlayStation 4.